Al Politecnico abbiamo avviato un programma molto vasto per il welfare, sia degli studenti che del personale tecnico-amministrativo che dei docenti. Abbiamo investito una cifra rilevante, circa 6 milioni, che sono così articolati. Per quanto concerne gli studenti, l'abbonamento ai musei torinesi, cui hanno risposto in numero molto elevato, circa 16.000, e poi l'abbonamento GTT. La stessa cosa è offerta, l'abbonamento ai musei, a tutti i dipendenti del Politecnico, sia il personale tecnico-amministrativo che il personale docente. E poi stiamo articolando tutta una serie di pacchetti welfare che vanno dall'assicurazione sanitaria, che purtroppo per ragioni normative possiamo offrire soltanto al personale tecnico-amministrativo, fino ad arrivare a tutta una serie di possibilità, incluso anche i contributi per situazioni familiari particolarmente disagiate, malattie, necessità di assistenza. Ecco, tutto questo vuole essere non soltanto un contributo economico, che certamente è importante, ma vuole proprio essere fatto in uno spirito di comunità del Politecnico, cui il Politecnico, avendo una discreta e buona condizione economico-finanziaria, che è essenzialmente dovuta al contributo di tutti, insomma, al lavoro di tutti, vuole mettere a disposizione questo dei nostri collaboratori, vuole mettere a disposizione questo della comunità universitaria per poter migliorare la qualità della vita, la qualità del lavoro che si svolge, insomma, per fare sempre meglio.